Gianluca Benamati. Uno dei temi che è emerso anche nei precedenti interventi richiamano il tema del piano industriale nazionale. Però qualcuno potrebbe dire, beh, in realtà si vede il caso Ilva, si vede il caso Alitalia, si vede il caso Expo e ultimamente il caso Cassa Depositi e Prestiti. Forse qualche idea ce l'abbiamo su dove puntare determinate risorse. E ancora cercherò di utilizzare questo Zoom in modo, per qualcuno può sembrare un po' schizofrenico, però per cercare di capire. Poi se arriviamo nella Bologna, città metropolitana, e quindi ci tengo a sottolineare che quando parlo di Bologna, città metropolitana, vediamo che ci sono delle aziende e quindi degli investitori privati che, riferisco ai recenti accordi Lamborghini, piuttosto che da una Philip Morris, piuttosto che dall'altra parte IMA SPA. Quindi investitori privati importanti che decidono nel 2015 di investire, di ampliare la loro attività. Ecco, allora riutilizzo ancora l'immagine dello Zoom, vediamo che ci sono tanti puntini, la nostra cartina si inizia a iniziano a prendere forma vari punti. Forse allora dobbiamo fare uno sforzo in più per unire questi punti. Ma certamente il tema della politica industriale è un tema cruciale, perché, cioè, come si diceva, io concordo molto con quello che diceva Gaetano all'inizio sulle problematiche che ci sono, però credo che sia il momento anche per noi che facciamo politica questa serata magari di non elencare solo dei problemi, ma provare a unire quei puntini per vedere, siccome noi governiamo il paese, perché adesso siamo noi che governiamo questo paese, a spiegarci se abbiamo una strategia complessiva non solo di politica industriale, ma per tirare fuori in maniera vincente questo paese dalla crisi. Prima di parlare di politica industriale vorrei dire che noi abbiamo un tema che è stato posto, perché ancora a monte noi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare di noi stessi, perché noi siamo in un mondo così globalizzato e concorrenziale, lo dicevamo all'inizio negli interventi, che è completamente diverso dal mondo di, non dico 15 anni fa, di 10 anni fa. Cioè c'è una situazione di capacità tecnologica produttiva e di istruzione media in paesi che 10 anni fa erano considerati paesi in via di sviluppo e oggi sono stati promossi al rango di paesi emergenti, che stanno creando una concorrenza fortissima a quelle che erano le economie mature, in primis l'Italia. Allora, in questo mondo globale, chiaramente noi dobbiamo dire se vogliamo continuare ad essere un paese che produce, che ha impresa, che ha industria, che ha manifattura o no. Voi direte, è una domanda pellegrina. No, non è una domanda pellegrina, perché nel Parlamento di questo paese c'è un quinto, almeno la Camera dei Deputati, così anche il Senato della Repubblica, di forza politica che ritiene che la crescita in questo settore non sia la strada maestra per il futuro del nostro paese. Noi, il Partito Democratico, abbiamo una visione diversa, questo lo dico come maggioranza, non posso parlare per il governo, ma mi arrogo questa funzione anche come governo. Noi pensiamo che l'Italia debba perseguire nell'insieme del mondo così globalizzato una funzione di grande paese produttore. Un paese, e faccio la seconda osservazione prima di andare al tema del piano industriale, comunque della rinascita, diciamo, industriale di questo paese, della politica industriale, che sta tecnicamente uscendo adesso da una crisi devastante, da 4 anni di recessione, una crisi che è durata 6 con 3-4 anni di recessione, una crisi che ha dal punto di vista industriale devastato il nostro tessuto produttivo. Anche qui giustissima l'osservazione iniziale, si sono fortificate le aziende che lavoravano su
sul mercato esterno, sulle esportazioni, con alta capacità di ricerca e tecnologica, le aziende che lavoravano sul mercato interno, anche a causa di una caduta importante dei redditi degli italiani. Noi in 2 anni e mezzo abbiamo perso 30 miliardi di consumi interni, le aziende che lavoravano sul fronte interno hanno avuto una profonda difficoltà. Quindi il nostro sistema è stato mantenuto dalle aziende che hanno lavorato per l'esterno, a causa della pesantezza della crisi interna che ha compresso i consumi. Lo dico perché siamo a 400 miliardi di esportazione con l'obiettivo per il 2020 di un aumento del 25%, sapendo che però per esportare e per produrre bisogna naturalmente seguire quei temi che i colleghi e Gaetano ponevano all'inizio. Allora, politica industriale. Perché quando parliamo di politica industriale in questo paese, visto che sono 30 anni che non ne facciamo, sembra che parliamo un po' dell'araba fenice, di qualcosa che tutti dicono che ci deve essere, poi se dov'è e com'è nessuno, diciamo, lo elenca. Io non sono un economista industriale, sono un ricercatore, ci sono gli amici che mi conoscono, però una politica industriale, a mio avviso, di accetta è fatta da 3 grandi linee di intervento. Uno, la capacità dello Stato di fare scelte, del sistema pubblico di fare scelte e di intervenire quando necessario. 2, la capacità di mettere in campo delle politiche attive che sostengono quelle scelte, sostengono l'industria e l'azienda, la manifattura, da un punto di vista anche funzionale, orientandola e consentendola di superare i gap maggiori, e da un punto di vista terzo, strutturale, creando quelle condizioni strutturali che alleggeriscono quell'handicap che, per esempio, la Marina indicava prima per le nostre aziende su tanti settori, dalla burocrazia anche alla corruzione e ad altre questioni. Allora, siccome noi siamo in una sede che è anche di partito e noi abbiamo un ruolo nella maggioranza che sostiene questo governo, la Marina ed io, prettamente politico nel gruppo parlamentare di partito, perché siamo i capigruppo in 2 commissioni del nostro partito, attività produttive e quelle politiche comunitarie, sarà il caso che cominciamo a dirci fra di noi quello che stiamo o abbiamo in mente di fare. Poi potrà essere molto, potrà essere poco, potremmo dirci che si può di fare più e meglio, però intanto bisogna che mettiamo le carte sul tavolo. Lo dico anche qui perché sono passati 10 anni, e qui lo dico sulla politica industriale, da quando governi che non erano del Movimento 5 Stelle ma erano quelli di centrodestra ritenevano che l'economia italiana potesse avere una virata verso il mercato della finanza e dei servizi, perché l'ultimo governo Berlusconi, il terzo governo Berlusconi, l'ultimo della 15ª legislatura nel 2005, ci ricordiamo il modello inglese, commercio, servizi, finanza, a discapito della manifattura. Noi siamo un paese, come dicevo, ha perso in alcuni settori un quarto della sua capacità industriale. In questo paese si costruiscono le stesse macchine che si costruivano negli anni 60, cioè siamo tornati a prima di Valletta, cioè, e non è un dato positivo, ma non ci siamo arrivati per caso. Allora, capacità di scegliere, e capacità di scegliere bisogna metterla in campo. Bisogna metterla in campo e devo dire, su questo qualcosa è stato fatto, qualcosa si sta facendo. Forse dirò quello che si è fatto e dirò quello che secondo me per le battaglie si dovrebbe fare in più. Innanzitutto si è cambiato l'approccio delle società pubbliche. Si è cambiato management e si è dato un input più attivo alle aziende a partecipazione pubblica. Guardate semplicemente tutta la questione Cassa Depositi e Prestiti, se poi dopo
magari ci sarà un altro giro, ne parliamo dopo, è quello, però c'è un ruolo di Enel sullo sfondo come realizzatore della rete a banda larga del paese, che è la nuova rivoluzione tecnologica italiana. L'ENI, Finmeccanica, che è centrale nel tema dello spazio, si è provveduto in quella maniera e poi si sono introdotti strumenti, come nel caso dell'ILVA, che non c'erano prima, per l'intervento diretto dello Stato in quei settori che sono ritenuti strategici ma che sono in pericolo. L'acciaio è stato un caso. Nel banche di investimenti, nel decreto banche di investimenti, forse sarò, però siccome tutti guardavano le popolari non si guardava cosa c'era dentro nel resto del decreto, però lì è stata realizzata la società di intervento per il rilancio delle aziende strategiche, quindi lo Stato, senza tornare all'IRI, ha anche uno strumento che ha qualche miliardo di disponibilità per intervento. E tanto e poco, si potrebbe fare di più? Sì, si potrebbe fare di più, però questo in 2 anni l'abbiamo fatto e andiamo avanti. Dove forse effettivamente dovremmo riflettere ancora un po' su questo punto sono i settori che consideriamo strategici, perché vedo che li abbiamo in mente. Lo dico perché sull'aerospazio, sullo spazio e sull'aerospaziale il governo risuona, la maggioranza risuona, perché nella stabilità del 2015, faccio questo esempio in realtà del settore, erano stati tagliati in una fase delicata, perché io dico sempre che noi abbiamo una situazione di finanza pubblica di un certo tipo, noi ci siamo salvati da soli dal baratro, però i sacrifici che abbiamo fatto li conosciamo noi, gli interessi che paghiamo, i limiti di finanza pubblica, e se erano tagliati i fondi per l'aerospaziale a 500 milioni di euro, in Parlamento un emendamento che ho firmato io, che è passato, ha riportato il finanziamento triennale a 1 miliardo, che è sufficiente per fare tutte le attività che l'ASI aveva previsto nel settore aerospaziale in collaborazione con l'ESA, anche nel settore dei satelliti. Quello è un settore, come dicevi tu, su cui bisogna investire, perché è un settore ad alto valore, con molta occupazione e con molta occupazione qualificata. Ma come questo ce ne sono altre. Non è vero che nel sud non funzionano le cose, perché noi all'estero, lo voglio dire con molta tranquillità, non vendiamo solo tecnologia. Ed è vero che non si può fare la suola delle scarpe, ma non si può fare la suola delle scarpe se è la scarpa da 20 euro. Perché se la suola della scarpa è la scarpa di Prada, che costa 300 euro, fai anche quella. Parlavo con Marco Palmieri di Piquadro, che ha intenzione di riportare in Italia tutta una serie di produzioni, perché la produzione di altissima qualità delle borse ad altissimi costi non la può fare in Cina. Per tanti motivi, che poi sono anche interessanti da discutere, non solo motivi di carattere, diciamo, economico, ma anche della tipologia del lavoro. Quindi su questo bisogna investire, quindi dobbiamo anche meglio selezionare i settori strategici per il nostro comparto industriale. Però questo governo sta mettendo in essere delle azioni che vanno tutte in quella direzione. Sulle politiche attive, ecco, io su questo voglio spendere una parola, perché è vero che molto c'è ancora da fare. Però il tema del costo del lavoro è stato affrontato, uno degli handicap italiani è stato affrontato. Lo dico perché qualcuno di voi ha assistito a un dibattito che ho avuto col segretario nazionale di Confartigianato, che diceva no al taglio dell'IRAP, sì al taglio dell'IMU sul capannone. Sono scelte. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il costo del lavoro alto, abbiamo considerato una parte sul lavoratore e una parte sulle aziende, la parte sul lavoratore 10 miliardi all'anno, i cosiddetti 80 euro, sono stati alleggeriti, la parte sull'impresa, i 5,6 miliardi di IRAP sono stati tolti. A questo ci si è aggiunto una defiscalizzazione, decontribuzione, più che defiscalizzazione, degli oneri contributivi sulle nuove assunzioni
per il 2015, perché voi che siete più di me familiari con i numeri che i giornali danno, aumentano i posti di lavoro a tempo indeterminato, aumentano un po' i posti di lavoro, merito sì, forse del Jobs Act, ma merito anche del contributo sugli oneri sociali che il governo ha dato. Qui siamo a una manovra che vale 20 miliardi di euro l'anno sul costo del lavoro. Cioè non vale i famosi 5 miliardi di euro di Prodi, il miliardo e mezzo che voleva fare Letta, vale 20 miliardi. E gli 80 euro, i 10 miliardi all'anno, sono solo una parte di quel potere d'acquisto che i cittadini italiani hanno perso. Poi è vero, ci sono gli incapienti, ci sono le fasce che non li hanno avuto, ci sono i pensionati, tutto vero, però quello l'abbiamo fatto. Così come, e lo voglio dire con chiarezza, poi bisogna fare di più, una cosa che, su cui mi sono speso, il tema della ricerca. Io vengo da un ente di ricerca, so che c'è un tema di percentuale di ricerca sul PIL pubblico e privato generale. Bene. È un tema da affrontare, non mi nascondo dietro un dito, è un tema da affrontare. Però con questo governo, è vero anche col governo Letta, quindi col governo del PD in questa legislatura, abbiamo iniziato a affrontare il tema della ricerca anche in azienda. Perché lì è un po' così, tu lo sai, ma molti non lo sanno, cioè molti fanno ricerca loro in saputa, nel senso che all'interno di un'azienda migliorare un processo, migliorare un prodotto, proviamo così, facciamo colà, ma prendiamo l'ingegnere, ma prendiamo il perito, ma guardiamo. Cioè, che molti imprenditori danno per scontato come parte della loro attività, è un'attività di ricerca, che fino ad oggi non è emersa. E non emergendo, guardate, non ha nemmeno trainato delle assunzioni e della valorizzazione di quel settore. E allora lì abbiamo introdotto il credito d'imposta per la ricerca in azienda incrementale, cioè per quella quota di ricerca in più rispetto all'anno passato che tu hai fatto, ti viene riconosciuto un credito d'imposta parziale. Cioè l'anno scorso spendevi 100, quest'anno hai speso 120, su quel 20 io ti do, per esempio, un quarto di credito d'imposta. Non è questa la misura che risolve tutto. Io personalmente credo, ne abbiamo discusso e ne stiamo discutendo, che vada introdotta una politica di credito d'imposta sulla ricerca totale in azienda. Tenete sempre presente che questa roba qui costa 1,2 miliardi in 5 anni, e quindi c'è un tema economico, ma quella è la cosa che vorremmo guardare. Tu sei un imprenditore, molti sono, tu sei un imprenditore, la nuova Sabatini l'abbiamo rifinanziata, la nuova Sabatini è già full, è andata via, 5 miliardi di valore, abbiamo rifinanziato il conto interessi per la sostituzione dei macchinari. Anche qui abbiamo fatto una tranche da 2 miliardi e mezzo, è andata via in 7 mesi, l'abbiamo portata a 5 miliardi con la stabilità del 2015. Anche questo è segno di una ripresa ed è segno che siamo stati fermi 6 anni, perché oggi cambi le macchine che prima non erano. La Marina, adesso questo lo dico solo per titoli, però la Marina faceva riferimento alle reti, alle politiche di sostegno alle piccole e medie imprese, nell'internazionalizzazione, nei sistemi di rete. È vero, lì c'è molto da fare sulla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese come consorzi e come reti, e lì ci sono stati messi 220 milioni in con lo sblocca Italia, 70 milioni dei quali per l'agroalimentare, proprio per permettere alle aziende di uscire, e c'è stato ed è stato attivato, è uscito il decreto da poco, il voucher per il manager, l'export manager, per le piccole e medie imprese che non hanno la capacità di avere un professionista interno, hanno un voucher, possono, diciamo, utilizzare le competenze di un'azienda o di un ente. Si potrà fare di più? Sì, però intanto questo l'abbiamo fatto. Come abbiamo anche fatto il patent box, cioè la riduzione della tassazione sugli utili prodotti dal
dai brevetti all'interno dell'azienda e la detassazione di parte degli utili reinvestiti nell'azienda. Perché noi crediamo che l'azienda sia un valore in sé, perché è parte del tessuto economico e perché produce lavoro. Noi pensiamo superato il dualismo lavoro-azienda, sono tutte e due facce della stessa medaglia. Non dico anche lo sforzo, poi ne parleremo dopo, magari sull'ecobonus e sulle ristrutturazioni, perché è un settore che è importante per l'interno. Abbiamo comunque tenuto il 65% sulle ristrutturazioni energetiche e il 50% sulle ristrutturazioni più corte. Abbiamo lavorato sui pagamenti della pubblica amministrazione, sul fondo centrale di garanzia che abbiamo rafforzato, abbiamo realizzato una nuova normativa per l'emissione di obbligazioni delle aziende, anche medio-piccole, sull'export oltre i 220 milioni, sempre nel famoso banca investimenti per cui tutti guardavano le sette popolari, abbiamo fatto l'operazione sulla CDP e sulla SACE, ovvero sia la SACE, che è, per chi lo sapete tutti meglio di me, ma lo richiamo per me, che è l'azienda, l'entità che dà copertura assicurativa a chi esporta, c'è un tema di presenza dei nostri istituti di credito nel mondo, perché non sono dappertutto, c'è stata l'idea di realizzare anche in Italia l'Export Bank, cioè una banca che fa non solo assicurazione, ma anche credito. Non è stato dato questo titolo direttamente alla SACE per un problema di compatibilità con la Banca d'Italia e di sorveglianza, però nell'ambito della Cassa del Mondo, Cassa Depositi e Prestiti, verrà realizzata l'Export Bank. Sì, direte, non è un'idea nuova, l'aveva pensata anche Berlusconi 15 anni fa, non l'ha fatta però. Sono questioni che, diciamo, ci mettono, queste sono politiche attive, sul taglio delle bollette lo lascio a Tabarelli, però anche le bollette sono state tagliate per le imprese. Queste sono politiche attive, si può fare di più, però questo stiamo facendo. Allora, scelte, misure per le aziende e poi misure quadro. E qui concludo dicendo che il tema, per esempio, dell'ambiente nella quale le aziende si trovano a lavorare è un tema vero, perché la burocrazia nel nostro paese è un tema vero. Per le aziende che lavorano sul mercato interno e lavorano con il pubblico c'è un problema di legalità e di corruzione, così le abbiamo detti, abbiamo chiamato le cose col loro nome. C'era un tema anche di flessibilità nel mondo del lavoro, col Jobs Act abbiamo superato alcune situazioni, poi non tutto è perfetto, però mi sembra che la risposta sul passaggio, diciamo, al tempo indeterminato sia evidente, perché si stanno trasformando molti contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, grazie anche agli sgravi che dicevo prima, ma questo è lo sforzo complessivo. Allora, anche le riforme, che non sono solo quelle istituzionali, che servono comunque a alleggerire il peso dello Stato, ma quelle economiche servono a fare ripartire il Paese. Se ho ancora un secondo, volevo fare un'osservazione perché io e la Marina siamo una coppia di fatto, politicamente parlando, nel senso che, no, noi la interpretiamo così, ci sembra una cosa carina, nel senso che lei fa politiche comunitarie, io sono unità produttive e lavoriamo molto insieme, ci diciamo le cose, ci informiamo delle novità, diciamo facciamo questo, alcune comunicazioni come quella sulla rinascita industriale le abbiamo fatte assieme, perché anche qui quello che diceva Marina è sacrosanto, ma c'è anche una cattiva usanza in questo Parlamento, perché la comunità europea è un po' come per i fondi, non è vero che non ascolta i parlamenti nazionali, poi in questa fase in cui l'Europa si sta un po' involvendo e gli Stati stanno riacquisendo un loro, diciamo, ruolo, basta guardare la questione della Grecia, stanno riacquistando il loro ruolo. E allora noi ci stiamo impegnando anche a dare indicazioni alla Commissione, quando sugli atti che fornisce, e al Parlamento europeo, perché crediamo che sia ruolo anche del Parlamento nazionale
fare queste cose e lo facciamo spesso assieme. Su questo devo dire che l'idea di un industrial compact, dopo ovviamente il fiscal compact, cioè l'idea di avere, similmente alla green economy, un 20-20, cioè un 20% di PIL prodotto da industrie in Europa nel 2020, è un'idea che noi supportiamo come Parlamento e come Governo. Cioè non solo l'Italia fa la scelta di rimanere nel campo della produzione e della manifattura, ma l'Europa. Noi siamo in media rispetto a quella che è la percentuale del PIL prodotta da manifattura in Europa. Però è chiaro che abbiamo perso, come diceva Davide prima, delle posizioni. Si tratta di vincere quella sfida utilizzando anche i mezzi comunitari. Su questo, e chiudo veramente, ci sarà anche da giocare la sfida di Industria 4.0, per tutto il sistema della digitalizzazione della nuova industria. Allora, su questo si gioca su innovazione, su tecnologia, su qualità, su design, si gioca il futuro dell'industria italiana. Il compito della politica, della maggioranza e del governo è quello di creare le condizioni perché le imprese italiane possano tornare a correre. È chiaro che in 2 anni abbiamo fatto cose, altre cose rimangono da fare, e sono d'accordo con Gaetano. Io credo che però si debba dare atto che a questo governo, che nel settore del cambiamento e delle riforme, al governo del PD, perché onestamente aveva iniziato anche il governo Letta su questo, di avere voltato pagina rispetto ai governi del passato e di avere dato un'attenzione diversa, pure in una crisi così devastante, a questo settore. Grazie.